Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News. Apriamo la puntata con il seminario formativo organizzato a Perugia dalla Libera Associazione Geometri Corciano Perugia Torgiano e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia sul tema della bonifica dei materiali contenenti amianto. Sentiamo! Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per imprese private interessate alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che necessitano di confronto e approfondimento, dei quali si sono fatti carico la Libera Associazione Geometri Corciano Perugia Torgiano e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, organizzando un seminario formativo per i professionisti, in particolare geometri, che sono un importante punto di riferimento per i cittadini in tema di edilizia e ristrutturazioni, ma anche per imprese e pubbliche amministrazioni. Il cittadino deve fare la valutazione del rischio dell'amianto, se possiede l'amianto che ovviamente è a conoscenza, tipo una copertura o cose visibili, per poi decidere cosa fare, cioè continuarlo a utilizzare perché magari è ancora buono, trattarlo oppure smaltirlo con le bonifiche. Uguali le pubbliche amministrazioni, devono aver fatto il censimento dei beni contenenti materiali che già hanno amianto e fare anche loro la valutazione del rischio e decidere se bonificarli, smaltirli e anche appunto trattarli o altro. Abbiamo visto dei picchi di interventi negli anni 2011-2012 giustificati dalla presenza di incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Oggi, con la crisi economica a cui si assiste, purtroppo vediamo che le attività di bonifica sono molto ridotte, sono piuttosto basse e quindi rischiamo di continuare ad avere questo tipo di materiali in opera per non so quanti anni ancora. Per il cittadino va anche sottolineato che la Regione dell'Umbria fa fare delle micro raccolte. Le micro raccolte per quanto riguarda l'amianto sono delle cose estremamente semplificate che abbattono e non di poco i costi per la bonifica, per diciamo le piccole quantità, 15, 20, 30, 40 metri quadri di amianto. I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto INAIL, evidenziano per l'Umbria 190 siti pubblici e privati interessati. Dall'ARPA poi sono stati censiti 137 edifici pubblici con presenza di amianto. La mappatura è stata eseguita nel 2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni. Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a quelle iscritte alla Camera di Commercio, con più di 3 addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con copertura di almeno 5.000 metri quadrati dichiarati. Per quanto riguarda gli incentivi, ne esistono per privati cittadini e imprese che possono godere di detrazioni fiscali per ristrutturazione o, se si tratta di ricoperture, usufruire dell'eco bonus. Per le imprese c'è sempre tutto il discorso del bando INAIL, che anche per quest'anno è stato rifatto per l'amianto, che è settorializzato per regioni, è settorializzato, e questo dà il 65% dei costi sia per lo smaltimento che per la ricopertura. Per le pubbliche amministrazioni invece, allorquando abbiano fatto, voglio dire, già le progettazioni, quindi abbiano già fatto le valutazioni del rischio, c'è tutta l'incentivazione del Ministero dell'Ambiente, voglio dire, e per l'Umbria ci sono circa 2 milioni e mezzo che in 3 annualità possono essere sfruttati per gli ospedali e per le scuole. Proseguono gli appuntamenti di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che dà spazio anche ad approfondimenti tematici. Noi siamo stati al dibattito sulla risorsa tartufigena del territorio e ce ne parla Manuel Guerrini. Un clima primaverile e una numerosa presenza di visitatori hanno caratterizzato il primo weekend di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. In una vivace piazza San Benedetto c'è stato spazio anche per l'approfondimento, con il dibattito La risorsa tartufigena del territorio, potenzialità, problematiche e prospettive future.
dove si è parlato del nuovo disegno di legge in discussione al Senato sul testo unificato sui tartufi. Ci auguriamo che possa essere il preludio a un iter che consenta di addivenire ad una nuova legge in grado di disciplinare il settore. Ricordo che l'Umbria è in questo contesto la regione che vanta un primato nel settore della produzione, della trasformazione, del tartufo. Quindi è uno dei nostri punti di forza, è una delle nostre eccellenze. C'è molto da fare ancora per far sì che questa meraviglia frutto della nostra terra possa tradursi davvero pienamente per tutte le potenzialità che ha in occasioni di sviluppo e di crescita dei territori. Nel piano, nella nuova legge, si deve prevedere delle risorse tipo la tassa ambientale che possa aiutare sia chi vuole coltivare il tartufo o fare tartufai migliorate o controllate, sia chi va a cercare i tartufi nei terreni, nei fondovalle liberi o nei terreni liberi in generale, ma ha bisogno di un aiuto per il mantenimento del territorio grazie a questi soldi che potrebbero derivare da questa tassa piuttosto dal PSR regionale. Tra gli ospiti anche due senatori tra i primi firmatari del disegno di legge in questione. C'è la necessità di introdurre delle regole che salvaguardino il modo di rapportarsi dei cittadini e dei tartuficultori con il territorio tartufigeno, da una parte. Dall'altra parte c'è la necessità, grazie al fatto che il tartufo ha assunto questo ruolo mondiale di biglietto da visita, ha anche, come dire, assunto un interesse economico straordinario e quindi aree dell'est Europa e di altre aree del paese che prima non curavano i tartufi oggi stanno diventando tartuficoltori e purtroppo lo stanno facendo, come dire, con l'unica finalità di fare reddito. Allora noi abbiamo bisogno di introdurre un quadro di norme proprio col principio di salvaguardare gli ambienti tartufigeni e l'immagine, la qualità, tutto il mondo che ruota intorno al tartufo, perché è un patrimonio troppo importante per questo paese. Si parte dalle regole fondamentali per cavarlo, le regole commerciali, si parla sia di patrimonio naturale che anche di tartufaie controllate e di tartufaie anche coltivate. Tra le iniziative si è svolto anche un incontro sui temi della disabilità e del coraggio tra gli studenti di Norcia e la medaglia d'oro al valor militare Gianfranco Paglia, che perse l'uso delle gambe in combattimento. Io penso che i ragazzi di Norcia su questo possano insegnare tante cose agli altri, perché come ho detto loro, io questa è la quarta volta che vengo a Norcia. Ci sono stato prima del terremoto e ci sono tornato dopo. E secondo me vedere oggi una piazza così viva ti fa star bene, ti rende felice, ti fa capire di quanto importante sia nella vita non arrendersi mai. E adesso parliamo dei lavoratori della sanità e dei loro problemi di cui si sono fatti portatori FPCGL, FPCISL e UIL FPL attraverso i delegati sindacali delle varie aziende sanitarie dell'Umbria. All'incontro all'ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla c'era per noi Nicola Torrini. La richiesta di confronto con l'assessorato regionale alla sanità era partita dall'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, dove i sindacati FPCGL, FPCISL e UIL FPL si erano riuniti con le delegate e delegati sindacali RSU di tutte le aziende sanitarie dell'Umbria. I problemi che i lavoratori volevano sottoporre all'attenzione dell'assessore Luca Coletto e che sono stati effettivamente presentati alcuni giorni dopo nel corso di un incontro con la regione vertevano innanzitutto sulla carenza di personale. Le carenze strutturali che noi abbiamo avuto anche a fronte dei pensionamenti hanno di fatto messo in difficoltà la garanzia dei livelli di qualità delle prestazioni nelle aziende. Quindi chiediamo alle aziende di attivare un confronto per definire le strategie e i livelli occupazionali nelle aziende stesse. Una parte potrebbero essere coperti con la stabilizzazione del personale, ma d'altro canto bisogna sicuramente riattivare anche le procedure concorsuali, perché è l'unico modo per dare risposte occupazionali in alcuni profili professionali.
crollo del PIL dell'Umbria lo dichiarano tutti, anche Confindustria. La soluzione non è secondo noi quella di spostare denaro pubblico verso il privato, ma è quello di fare le assunzioni, dare dignità ai lavoratori e sostenere i salari. Altri temi affrontati sono stati relativi al rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, che in Umbria interessa quasi 10.000 lavoratrici e lavoratori, con la presentazione alle RSU della piattaforma predisposta a livello nazionale da CGIL, CISL e UIL. Sempre in questo ambito si è sottolineato la necessità di una contrattazione decentrata e integrativa. Qualche proprio punto più significativo tra le vostre richieste nel rinnovo? Beh, sicuramente rivedere le indennità, che sono ferme ormai da tantissimo tempo, una di quelle che anche gli operatori ci stanno chiedendo. Per esempio, faccio un esempio banale, ma l'indennità notturna, che è ferma ormai credo da 30 anni, quindi comunque qualcosa va fatto, anche perché sappiamo benissimo che già l'Umbria ha un PIL in calo. Se poi ci mettiamo anche tutto il resto, cioè il depotenziamento, comunque anche a livello economico, il potere d'acquisto che continua a scendere, logicamente non riusciremo a risalire, calcolando sempre di più che molti giovani se ne stanno andando. Proseguiamo con i motori e andiamo alla concessionaria Romeo Auto di Perugia per scoprire il nuovo crossover CX-30 di Mazda. Manuel Guerrini. Look dinamico, curve fluide e tanta tecnologia, sia negli interni che sotto al cofano. È il nuovo CX-30, il crossover meglio di Mazda, un modello al passo coi tempi, ideale sia in città che per viaggi lunghi. CX-30 si colloca perfettamente a metà strada fra CX-3 e CX-5, con dimensioni che la rendono ideale sia per chi cerca una vettura compatta da città, ma allo stesso tempo una macchina versatile e spaziosa all'interno e nel bagagliaio. Se le linee esterne sono eleganti e allo stesso tempo sportive, gli interni della CX-30 sono essenziali e armonici, con materiali di pregio e un sistema infotainment all'avanguardia. Il piccolo SUV del brand giapponese ha già lanciato il guanto di sfida ai vari concorrenti. Ha infatti già conquistato le 5 stelle nei test Euro NCAP sulla sicurezza, si è aggiudicato il volante d'oro in Germania ed è stato votato come novità dell'anno per i lettori 4 ruote. Tante le versioni disponibili, con elettrico e ibrido, che affiancano i tradizionali motori a benzina e diesel, nel segno della versatilità, dell'efficienza e della riduzione di emissioni. Mazda CX-30 si può avere con trazione a 2 o 4 ruote motrici, possiamo averla sia con cambio manuale che con cambio automatico, a 6 rapporti entrambi. E a livello motorizzazioni sono tutti abbinati ai nuovissimi SkyActiv, ai nuovissimi motori SkyActiv. Nella versione SkyActiv D, 1.8 turbo diesel da 116 cavalli, e con le nuove motorizzazioni SkyActiv G, con tecnologia mild hybrid, nelle varianti da 122 e 150 cavalli. E poi nell'innovativo SkyActiv X da 180 cavalli. Con questa motorizzazione, che è veramente unica, sono riusciti gli ingegneri di Mazda a realizzare quello che in tanti hanno provato a fare negli anni, quindi un motore a benzina che funziona come un diesel, che accende, che fa la combustione per compressione, con dei consumi e delle emissioni veramente da record. Pensate, siamo oltre 21 km con un litro nel ciclo combinato e 105 grammi di CO2 come emissioni. Non mi rimane altro che invitare i nostri spettatori a venire a vedere Mazda CX-30 e soprattutto a provarla nelle nostre sedi di Perugia, a Città di Castello e a Gubbio. Ci spostiamo a Todi, dove si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Franco Todini e riservate a studenti meritevoli delle scuole secondarie e superiori che ogni anno si distinguono per merito e rendimento scolastici. Sentiamo Nicola Torrini. Thank you.
Dall'anno della loro istituzione, nell'ormai lontano 1986, le borse di studio Franco Todini hanno premiato ben 355 studenti medi superiori che si sono distinti per meriti e rendimento scolastici. Gli ultimi a ricevere il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Ingegner Franco Todini Cavaliere del Lavoro, sono stati 8 ragazzi e ragazze che nell'anno scolastico 2017-2018 hanno conseguito il diploma di maturità con le votazioni più alte in uno degli 8 istituti di istruzione secondaria superiore di Todi. Ai diplomati più meritevoli, Luisa Todini, per la prima volta nella veste di presidente della fondazione, ha consegnato un assegno che da consueti 1.500 euro è stato incrementato a 2.500 euro. Essere bravi non significa essere necessariamente migliori, servono i generali, servono i colonnelli, servono i soldati nella vita. Essere bravi fondamentalmente, soprattutto per chi ha fatto sempre attività di impresa come me e come mio padre, significa anche far parte di una squadra. E essere competenti e creare una competenza a scuola e sui banchi di scuola e universitari sicuramente ci aiuta a sapere che nella vita quello che conta è la squadra, il talento, la passione e il lavoro di squadra. I premiati della 32esima edizione delle borse di studio Franco Todini sono stati Lucia Coata del liceo classico Jacopone da Todi con una votazione di 100 e lode, Federico Mbelli del liceo scientifico Jacopone da Todi con 100, Giulia Capadossi dell'istituto tecnico di turismo Ciuffelli e Naudi con 100, Francesca Mosca del liceo linguistico Jacopone da Todi con 100 e lode, Marco Proietti dell'istituto tecnico agrario Ciuffelli e Naudi con 100 e lode, Letizia Trovarelli del liceo delle scienze umane Jacopone da Todi con 100, Francesco Conti dell'Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio Ciuffelli e Naudi con 98 e Riccardo Catria dell'Istituto Professionale Ciuffelli e Naudi con 95. Il merito premia, dà opportunità ai nostri giovani, ai nostri ragazzi per la formazione, per essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro. L'augurio che faccio a tutti loro è veramente di crescere in questa direzione e finalmente di poter trovare la giusta occupazione, il giusto lavoro in Umbria, in questa terra splendida che però purtroppo in questi ultimi anni ha dato poche possibilità di lavoro ai nostri giovani. Todi è un polo culturale e scolastico per tutta la media valle del Tevere. L'aiuto che la famiglia Todini, la fondazione in questo caso, ha dato agli studenti è fondamentale. Si cerca di premiare il merito e in un contesto in cui lo studio diventa il punto di riferimento per poter crescere nella società e affrontare la vita con gli strumenti che servono. Prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075-5000-209. Beauty, un universo di bellezza. Satiri Auto cresce e si rinnova. La sede di Gualdo Tadino è anche vendita e assistenza Ford e da oggi ci trovi pure a Città di Castello, in Viale Romagna. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa.
Star Car, concessionaria Nissan per Perugia e provincia, è stata nominata una delle 10 migliori concessionarie Nissan al mondo. Da Star Car trovi tutte le nuove vetture e veicoli commerciali Nissan, oltre ai servizi di assistenza e ricambi originali. Star Car è a Ponte San Giovanni di Perugia, in via Benucci, e a Foligno, in via Sant'Occhia. Bartoccini, dove c'è amore? E adesso andiamo alla Essender Farmaceutici di Bassia Umbra, che ha lanciato sul mercato un nuovo nutraceutico. Si chiama Genante e si fregia del titolo di miglior prodotto di biotecnologia dell'anno conferito dallo European Biotechnology Congress di Valencia. Sentiamo! Dopo aver conquistato il titolo di miglior prodotto di biotecnologia dell'anno allo European Biotechnology Congress di Valencia, il nutraceutico Genante della Essender Farmaceutici, azienda con sede a Bastia Umbra, è stato presentato ufficialmente agli informatori medico-scientifici del farmaco, che avranno il compito di farlo conoscere ai medici di tutta Italia. L'integratore è impiegato nell'ambito della procreazione medicalmente assistita. Quando vengono 100 coppie nei centri sterilità, ne rimangono gravide 24 di media. Dobbiamo quindi dire a 76 donne che non sono rimaste gravide e dobbiamo dare loro una speranza per il futuro. Il Genante costituisce una di queste speranze, cioè la possibilità che nel ciclo successivo gli spermatozoi e le uova siano meglio per quanto riguarda la qualità e quindi possiamo finalmente dire alla donna che abbiamo avuto il successo. Ed ecco come agisce. Ha un'attività molto particolare e innovativa, è quella di rinforzare l'energia delle cellule, in questo caso l'energia delle cellule riproduttive. Agisce prevalentemente a livello mitocondriale, i mitoconi sono piccoli organelli che danno appunto la forza agli ovociti e agli spermatozoi, e quindi più forti sono gli ovociti e gli spermatozoi, più è probabile che la gravidanza insorga. Mancava proprio un nutraceutico che fosse integrato nella situazione della PMA. Con questo Genante abbiamo tutto quello che serve per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei gameti nelle fasi di procreazione medicalmente assistita. Quindi il lancio è molto atteso anche dai centri di procreazione assistita, proprio perché c'è un buco nel sistema di integrazione di queste pazienti, perché stiamo vedendo che solo le gonadotropine non servono, non sono sufficienti per ottenere il risultato, ovvero il bambino in braccio. Una delegazione di imprenditori e carrozzieri olandesi per la seconda volta nel giro di pochi mesi ha voluto osservare da vicino l'innovativa carrozzeria Excellence del Central Car Automotive Complex di Sant'Andrea delle Fratte. Ci dice di più Manuel Guerrini. Il tema dell'ambiente è sempre più al centro del dibattito pubblico. I comportamenti, i consumi e le politiche della nostra società sono sempre più orientati verso un approccio green e anche le imprese guardano con sempre maggiore attenzione a questa tematica. A Perugia, ad esempio, la carrozzeria Excellence del Central Car Automotive Complex di Sant'Andrea delle Fratte punta proprio verso questa direzione. Un'officina equipaggiata con attrezzature di ultima generazione che consentono un elevato risparmio energetico e riducono l'impatto ambientale. Un modello da seguire, tanto che una delegazione di imprenditori e carrozzieri olandesi, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, ha voluto osservare e studiare da vicino la struttura perugina. Vengono a vedere le nostre tecnologie, vengono a vedere come abbiamo realizzato le nostre moderne strutture. E questo per noi è un piacere, è una soddisfazione.
In Holland we have a country and we have a lot of gas. In Olanda stiamo eliminando l'utilizzo del gas per ridurre la produzione di anidride carbonica, quindi cerchiamo delle soluzioni alternative. Qui le abbiamo trovate, ci sono attrezzature speciali, dispositivi elettrici altamente tecnologici, pannelli solari e quello di cui abbiamo bisogno in Olanda. Dotazioni tecnologiche innovative che rendono la carrozzeria Excellence una struttura all'avanguardia, maggiore efficienza e ottimizzazione dei costi nell'ottica di una maggiore sostenibilità. Tutta la nostra tecnologia è alimentata soltanto elettricamente. Non abbiamo altre fonti energetiche che non siano l'elettricità. E questo li ha lasciati molto stupefatti, hanno voluto sapere i costi dell'impianto, la resa, e devo dire che si parla sempre dell'evoluzione dei paesi del nord in questo settore, e invece questa volta li abbiamo stupefatti. La particolarità di questa carrozzeria è che si è affidata di noi e ha deciso appunto di cercare di trovare un modo per essere totalmente indipendente dall'utilizzo del gas, e poi ha combinato l'utilizzo di queste energie elettriche con i pannelli solari. Le tecnologie che abbiamo installato in questa carrozzeria utilizzano raggi infrarossi elettrici e quindi non c'è più l'utilizzo dei bruciatori, e appunto sfruttando l'energia elettrica e prendendo l'energia dal sole si riesce ad avere un impianto di riparazione che è autosostenibile e ecosostenibile. Il progetto nazionale Un calcio al bullismo dei Lions Club italiani ha fatto tappa all'Istituto di Istruzione Superiore Giordano Bruno di Perugia, grazie all'interessamento del Lions Club de Ruta in collaborazione con l'associazione Nel Nome del Rispetto. Vediamo com'è andata nel servizio. Promuovere la cultura del valore della vita, della socialità e dell'amicizia, così come la cultura del dialogo per combattere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Questi gli obiettivi che Lions Club italiani stanno portando avanti attraverso il progetto Un calcio al bullismo, di cui si è fatto portatore in Umbria il Lions Club International Distretto 108L attraverso il Lions Club de Ruta, in collaborazione con l'associazione Nel Nome del Rispetto. Il Lions Club International ha un'attenzione estremamente mirata soprattutto nel mondo dei giovani, cerca di capire quali sono i bisogni e si mette a servizio di questi bisogni. E quest'anno il Lions Club si occupa di due temi preponderanti nella nostra società, che sono il bullismo e il cyberbullismo. In questo ambito ci siamo impegnati come zona del Perugino e dei dintorni, di gran parte dell'Umbria, ad applicarci. Abbiamo scelto questa scuola perché il dirigente, il dottor Materia, è stata una persona molto sensibile nei confronti di questa problematica e ci ha dato questa disponibilità. La nostra scuola è fortemente sensibile a queste problematiche, che non vanno assolutamente sottovalutate, perché possono essere vissute dai malcapitati in maniera spesso anche tragica, e quindi noi dobbiamo cercare di sensibilizzare i nostri giovani a queste problematiche in modo da saperle riconoscere e segnalare eventualmente quando ci sono situazioni a rischio. Prima di parlare di bullismo dobbiamo aiutare i ragazzi, e non solo, a capire che vuol dire una buona relazione con l'altro, una buona autostima, perché se uno ha una buona autostima, una buona relazione, è difficile che diventa bullo e va a importunare gli altri. Nel corso della mattinata alcune classi del primo e secondo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Giordano Bruno di Perugia hanno assistito alla proiezione del film Rosa Furia, tratto dal romanzo di Patrizia Zappa Mulas, cui è seguito un dibattito con lo stesso regista Gianfranco Albano presente in sala. Il film è stato lo spunto per parlare delle dinamiche dell'adolescenza, delle delusioni, degli scontri, così come dei valori dell'amore e dell'amicizia, partendo dal presupposto che bisogna conoscere se stessi, i propri difetti e fragilità, per poter conoscere e rispettare l'altro, ma anche per difendersi. Il bullismo è figlio della fragilità individuale. Viviamo in un'epoca in cui questa fragilità individuale si è totalmente accentuata. Quindi formazione significa aiutare l'adolescente
a fare i conti con quella parte di sé che non sa governare, perché se non la sa governare automaticamente, come dire, sposta il centro dell'attenzione all'esterno di sé e sulle persone più fragili, e quindi si sente, come dire, afferma la propria identità manipolando e violentando il proprio vicino di banco. A portare la loro esperienza c'erano anche Claudio Zeni, maresciallo dei Carabinieri, e Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia. Ci siamo anche noi magistrati, che abbiamo come compito non soltanto quello di difendere la legalità, ma anche quella di promuoverla. Ed è il motivo per il quale oggi mi trovo qui in questa scuola e ieri e domani probabilmente in tante altre scuole. Scopriamo ora il servizio infermieristico della Farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Pontefelcino di Perugia. Vediamo. And the doctor said his birth was far too fast. Attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, tutto l'anno anche durante i festivi. È il servizio infermieristico che offre la Farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci a Pontefelcino di Perugia, un vero e proprio punto di riferimento per la salute e il benessere della persona. Infermieri professionali sono pronti a offrire consulenza e consigli, ma soprattutto prestazioni sanitarie di base. Abbiamo elettrocardiogramma, gli holter pressori e dinamici su appuntamento, analisi del sangue con un semplice prelievo capillare, riusciamo a vedere il colesterolo, i trigliceridi, il fegato, la glicemia, l'emoglobina glicata. Abbiamo come servizio anche la rimozione del tappo di cerume, che viene molto richiesto ultimamente, e anche il tampone per lo streptococco emolitico di gruppo A. L'holter pressorio e l'holter dinamico devono essere presi su appuntamento, proprio perché il paziente viene qui in farmacia la mattina o la sera. Una volta inserito il dispositivo, ovviamente non l'avremo per 24 ore, perché il paziente può tornare nella sua vita ordinaria e riportarcelo dopo le 24 ore, che noi registreremo sul nostro computer e manderemo anche questo al cardiologo di riferimento, e avranno la risposta entro 48-72 ore. Ci sono dunque prestazioni a pagamento, come ad esempio l'elettrocardiogramma al costo di 25 euro, e altre gratuite come le iniezioni o le medicazioni. Ci prendiamo in carico del paziente dall'inizio alla fine della sua guarigione. Illustriamo loro come fare il trattamento all'interno della farmacia, e se vogliono farlo da solo in autonomia a casa, bene, altrimenti qui avranno sempre un infermiere professionale che riuscirà a aiutarlo e a chiarire ogni suo dubbio su come medicarsi. Le iniezioni sono gratuite, quindi che sia un ciclo, che sia una singola iniezione, possono recarsi dalle 8 di mattina alle 8 di sera qui in farmacia e troveranno sempre un infermiere presente. Vogliamo che la farmacia sia sempre aperta e disponibile, e vogliamo che le persone che entrano dentro poi possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Per questo abbiamo sviluppato tanti reparti così specialistici, con personale dedicato che ha un'esperienza sicuramente importante in quel settore, dove svolge al meglio la propria professionalità. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Dalla redazione è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.